Il lavoro crea il futuro. È il tema alla base dei lavori congressuali che chiudono un percorso che ha visto lo svolgimento dei congressi provinciali dell'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e del Molise, di oltre 100 assemblee intercomunali e delle leghe dello SPI-CGIL. Nel corso delle assemblee sono stati affrontati temi cruciali per l'Abruzzo e il Molise, quali le pensioni, i trasporti, la sanità, energia, ambiente e sviluppo delle zone interne. I lavori del congresso interregionale Abruzzo e Molise si sono aperti giovedì 26 gennaio con l'insediamento del tavolo di presidenza e l'elezione delle commissioni. Nella giornata di venerdì 27 gennaio è stato cruciale l'intervento di Francesco Palaia, responsabile delle politiche della memoria dello SPI nazionale. Si celebra appunto la giornata della memoria e cercheremo di riflettere sul significato, sul senso di questa giornata, a maggior ragione oggi. Oggi viviamo infatti una situazione pericolosa, una situazione che ci espone ad un rischio per la nostra democrazia, il valore e la radice stessa della nostra democrazia. E quindi la giornata della memoria è un'occasione per riflettere sulla necessità di curare la nostra democrazia. Ma non è un tema che riguarda solo noi. Perché già da un po' di anni noi assistiamo ad una deriva pericolosa che ha coinciso con la normalizzazione, se vogliamo utilizzare questa espressione, dei movimenti di estrema destra. Questa normalizzazione ha portato tutta una serie di partiti e movimenti dalla marginalità nello spazio politico a invece occupare sempre di più spazio fino ad arrivare ad una rappresentanza significativa in diversi parlamenti europei e anche ad avere assunto responsabilità di governo, prima locali e oggi addirittura nazionali. Pensiamo al Fronte Nazionale, prima e oggi Rassemblement National di Marine Le Pen, che già da anni si pone come l'antagonista principale nel sistema politico francese e che solo per la presenza di un ulteriore competitore alla sua destra alle ultime elezioni presidenziali ha, diciamo così, perso la partita contro Emmanuel Macron, ma solo per questo. Pensiamo a Viktor Orban, che ormai da anni governa incontrastato nell'Ungheria e ha condotto quel paese lentamente verso derive autoritarie pericolose. Pensiamo alla Polonia, dove la xenofobia e gli attacchi ai diritti acquisiti, soprattutto i diritti delle donne, sono continuamente sotto attacco e in pericolo. Ma non è un problema questo che riguarda solo i paesi dell'Est, come potremmo banalmente pensare, perché è un problema che riguarda anche i paesi dell'Europa, diciamo così, latina, occidentale, diciamo così. La Spagna, dove il movimento estremista è apertamente franchista, Vox, governa diciamo già in una regione e si appresta a essere il secondo partito a livello nazionale, cercando la scalata nei confronti del Partito Popolare Spagnolo. E come non ragionare oggi del caso italiano, in cui il partito erede diretto del Movimento Sociale Italiano, ovvero di quel partito che nasce dalle ceneri del fascismo, oggi arriva al governo e costituisce la maggioranza più di estrema destra nella storia politica del paese. Come si è potuto determinare tutto questo? Innanzitutto, noi abbiamo di fronte un tema che, come dicevo all'inizio, è il tema della demarginalizzazione dell'estrema destra e della sua normalizzazione, quasi come appunto se questi movimenti e questi partiti fossero, diciamo così, acquisiti dal sistema democratico, mentre invece del sistema democratico continuano a rifiutare le regole più semplici. I rifiuti di riconoscere i risultati elettorali hanno portato ad esempio all'assalto a Capitol Hill in America, sostenuti da Donald Trump, al recente tentativo di colpo di Stato in Brasile, sostenuto dall'ex presidente Bolsonaro. Ci sono delle regole banali nel tessuto democratico che devono vivere nel corpo vivo del paese. Oggi questi anticorpi sono a rischio, è a rischio la tenuta democratica del paese. Ricordiamo ad esempio come il presidente del Senato, appena eletto, e qui c'è un paradosso, se vogliamo, con cui ritorniamo all'inizio del nostro ragionamento, che è la giornata della memoria, perché è toccato proprio a Liliana Segre,
presiedere la prima seduta del Senato come senatrice più anziana, prima di passare il testimone all'eletto Ignazio La Russa, che voglio ricordare per esteso il suo nome perché è rappresentativo e significativo, Ignazio Benito La Russa, la seconda carica dello Stato, che si appresta a, diciamo così, nella sua narrazione di insediamento a ribaltare quello che era stato il discorso della Segre, che ricorda tutta l'emozione della giovane bambina ebrea che viene cacciata dai banchi di scuola e che invece in quella sede si trovava a presiedere lo scranno più alto del Parlamento italiano, rappresentativo della sua espressione massima di democrazia e democraticità, nel dover passare il testimone invece ad un politico espressione diretta di quel movimento neofascista e rivendicando quelle radici e quei valori nel suo discorso. La Russa pone la fondazione della patria al risorgimento, la retrodata al risorgimento, la stessa cosa farà la Meloni nel suo discorso di insediamento, l'antifascismo, la resistenza, la Costituzione scompaiono dal racconto politico dei nostri rappresentanti istituzionali, la resistenza non c'è, il valore fondativo dell'antifascismo non esistono, esiste soltanto un approccio bipartisan contro i totalitarismi. Giorgia Meloni è riuscita nel giorno dell'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma a condannare le leggi razziali, ma al tempo stesso non è riuscita ad esprimere una parola di condanna nei confronti del fascismo, che è stato il diretto responsabile della deportazione e delle leggi razziali. L'antisemitismo non è una caratteristica che il fascismo eredita dal nazismo e da Hitler, ma è una componente intrinseca e connaturata alle radici stesse dell'ideologia fascista, che nasce antisemita e nasce razzista. Ebbene, ancora più di prima, oggi noi abbiamo il dovere e lo SPI in questo non si fa portatore di una memoria che è solo ricordo, ma è una memoria attiva. È la necessità di praticare una memoria che significa costruire e difendere la democrazia, e la CGIL è stata presente in tutti i passaggi significativi della storia del Paese in questo senso. Oggi noi abbiamo il dovere di ribadire la necessità della difesa della nostra democrazia e dei nostri valori, i valori della Costituzione, i diritti, la libertà, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alle libertà in generale, che trovano la loro massima espressione nella Costituzione repubblicana e nell'antifascismo. Il lavoro crea il futuro, perché questa scelta? Ma perché il lavoro è stato sottovalutato, svalorizzato. In questi anni abbiamo assistito a dei provvedimenti che hanno penalizzato il lavoro. Sembra quasi di essere tornati a una sorta di penalizzazione. Cioè, inizialmente, se si pensa alla Rerum Novarum, che io citerò nella mia relazione, guardava al lavoro come una penalità che l'uomo deve fare per poter riscattare il tradimento iniziale della Genesi, insomma, descritto alla Genesi. E quindi, in conseguenza di questo, diciamo che attualmente, dopo una fase di conquiste, di diritti e anche di diritti dentro il mondo del lavoro e anche fuori, dopo questa fase sembra che si stia tornando pericolosamente indietro. Pensiamo al lavoro precario, pensiamo agli appalti, pensiamo ai lavoratori a partita IVA che non arrivano neanche a 30.000 euro all'anno, non a quelli che il governo ha premiato con 85.000. Insomma, il lavoro crea il futuro, un futuro che deve essere la speranza per i giovani, e noi cerchiamo di farlo con la nostra proposta su tutti i campi. Ecco, se dovesse riassumere quelli che sono gli obiettivi di queste due giornate. Gli obiettivi sono quelli di analizzare, riflettere e dare una spinta per utilizzare per esempio correttamente gli investimenti che ci vengono dall'Europa, perché per esempio la Regione Abruzzo e il Molise prenderanno parecchi soldi da questo, e quindi investimenti precisi per creare uno sviluppo compatibile, ecocompatibile, e quindi con l'ambiente, il rispetto, valorizzare le zone interne, cercare di affermare il principio della legalità. Quindi
una spinta in avanti per vedere, per crescere, per guardare in positivo le cose che si stanno creando, anche trovando gli spazi e sollecitando gli spazi per quelle vicende di carattere internazionale a partire dalla guerra in Ucraina, ma pensiamo alla vicenda dell'Iran, a tutti i diritti, tutto quanto questo deve costituire un nostro impegno, e spero di dare qualche sollecitazione anche agli altri, perché non è che noi siamo sì importanti ma non decisivi. E poi vorrei anche sottolineare questa esperienza di Abruzzo Molise da un punto di vista organizzativo ma anche sociale, che sta creando grandi anche opportunità per poter costruire riflessioni, proposte sui temi nazionali, internazionali e anche locali. Per esempio noi ci siamo occupati molto delle zone interne e su questo intendiamo ulteriormente lavorare e dare un segnale che non è solo una sollecitazione fuori tempo, ma invece noi dobbiamo guardare a uno sviluppo equilibrato, organico, futuro, e in due regioni dove ci sono i parchi nazionali dobbiamo prendere coscienza delle opportunità che questi parchi e che queste zone interne rivestono, non solo per loro ma anche per le stesse popolazioni delle fasce costiere, delle grandi città. E infatti quella delle zone interne è una tematica veramente molto trasversale. Eh sì, è molto trasversale perché noi abbiamo esperienze nelle nostre regioni che si conoscono poco. Faccio due riferimenti. Uno è il Castel del Giudice, dove si è lavorato per costituire una cooperativa di comunità, e oggi c'è una esperienza, il sindaco di Castel del Giudice verrà domani a darci un saluto, perché lì si è creata l'opportunità per una rivitalizzazione di quella struttura, di quel paese. E poi noi pensiamo per esempio a quello che sta succedendo a Galliano Aterno, che hanno costituito una cooperativa energetica, di comunità energetica, perché noi abbiamo fatto un'indagine sulla povertà energetica in questi anni in alcuni comuni, ed è una cosa molto preoccupante, oltre all'abbandono, insomma ci sono una serie di altre questioni. Sì, la trasversalità poi sta in un altro fatto. Noi abbiamo uno sviluppo che è stato cercato da Barca con la SNAI, però ad oggi non ci sono grandi risultati su questo, ma bisognerà partire da quello, perché poi quello metteva in risalto tre cose fondamentali: i servizi, la sanità, i trasporti e la scuola. E dall'altra parte noi abbiamo questa trasversalità che parte proprio dalla possibilità di costruire un progetto di rinascita delle zone interne che sia non solo compatibile ma che sia integrato dentro uno sviluppo anche della fascia costiera. Noi pensiamo che queste cose si possono fare, non sono sogni, anzi, oddio, il nostro sogno è socialismo, ma insomma poi diciamo che forse ha subito qualche battuta d'arresto in tutti quanti questi anni, io lo richiamerò nella relazione, però insomma la speranza non la dobbiamo perdere. L'importanza di queste due giornate, di questo congresso, per acquisire la consapevolezza giusta rispetto alle tematiche trattate? Sì, consideriamo che questo è un congresso regionale. Noi abbiamo fatto nelle settimane scorse tutti i congressi di base per quello che riguarda lo SPI, congressi di Lega, quindi abbiamo parlato con centinaia di migliaia di persone a cui abbiamo spiegato il programma della CGIL, il nostro programma come sindacato dei pensionati, e lì c'è stata una interlocuzione di buon livello. Si sta adesso riaffrontando questi temi a livello più alto, prima territoriale e poi regionale, perché abbiamo bisogno di risistemare le cose che abbiamo scritto nel programma e nei documenti della CGIL alla luce del contesto che si è determinato. Quando abbiamo scritto quelle cose lì eravamo in presenza di un governo che non è quello attuale, e rispetto al contesto che si sta generando ne abbiamo bisogno di riattualizzare le cose scritte in presenza anche di questa novità,
perché quello che sta emergendo con grande evidenza è che non c'è un rapporto continuo con le organizzazioni sindacali. Anziché pensare ad una politica dei redditi, mi pare che sia più un orientamento ad una politica dei sudditi, cioè un governo così articolato che ha anche problemi, diciamo così, di tenuta nel suo complesso, rischia di escludere nella discussione la rappresentanza sociale proprio per questi problemi. Noi abbiamo bisogno invece di avere tavoli in cui possiamo dire le cose nostre, poi dove si è d'accordo, altrimenti noi nella nostra libertà e nella democrazia faremo tutto quello che c'è da fare in termini di mobilitazione, di iniziativa politica. Ecco, per noi i governi, e con i governi ci si confronta, qualsiasi governo c'è, ma va detto che questo programma e come si sta comportando questo governo ha bisogno da parte nostra di avere appunto una iniziativa sul merito, perché è di questo che chiediamo il confronto al governo. Il lavoro crea il futuro è un titolo anche molto forte, molto significativo. Beh, certo, perché senza lavoro non c'è futuro e, ripeto, il lavoro deve essere un lavoro buono, non un lavoro come capita, e questa è la scommessa del prossimo futuro. Lo diciamo noi che abbiamo alle spalle memoria e storia, sappiamo quanto è stato faticoso negli anni 70 conquistare, a partire dallo Statuto dei lavoratori, tutta una serie di riforme. Vediamo che con il tempo quelle riforme stanno tornando indietro perché la loro attuazione si sta indebolendo. Ecco, per questo noi sentiamo fino in fondo questa responsabilità. Eravamo attori giovani negli anni 70, vogliamo continuare ad essere attori meno giovani in questa epoca. Noi abbiamo questo modo, metodo assolutamente democratico che ci consegna un bagno di democrazia e soprattutto riusciamo in 3 mesi insomma circa a parlare con tutti i nostri iscritti e tutta la nostra base. Noi nel territorio, così come in altri territori, abbiamo inviato una cartolina a tutti i nostri iscritti per ampliare appunto la partecipazione e chiedere a ciascuno di fare la sua parte nei nostri congressi. Poi ci sono ovviamente delle regole che permettono la partecipazione in un modo piuttosto che in un altro, quindi ci sono i delegati, ci sono gli invitati, ma abbiamo provato a coinvolgere tutta la provincia, considerato che nella provincia di Pescara ci sono circa 12.000 iscritti pensionati e pensionate all'ospici IGL di Pescara, quindi un numero importante per una Camera del Lavoro come quella in cui l'ospi opera, e soprattutto che dà, come dire, che ci consegna un impegno rispetto appunto alla popolazione anziana che ha in questo momento particolare una difficoltà importante a livello economico, le pensioni sociali, le pensioni minime, quindi insomma, come dire, un momento importante per rilanciare l'attività del sindacato sul territorio e non solo ovviamente.